porca miseria, sto Shimaev, ragazzi. Ma che vuol dire? Cioè, sono tornato a casa e mi sono beccato Khabib. Perché ho acceso la televisione e mi sembrava Khabib. Era già a terra, lo stava massacrando. Non ha tirato un colpo il suo avversario. Un totale dominio bestiale con 10 giorni di distanza dallo scorso match, che è un record da quanto ho capito. No, davvero ragazzi, veramente tanta roba. Sto Chimaev mi garba un casino, perché sapete, a me mi garba i lottatori dominanti. Questo è dominante, concreto, spacca tutti. Cioè, non so quanti colpi gli ha fatto. A un certo punto è uscita la grafica, era a 40-45 colpi e quello a zero. Io non ho visto l'inizio del match perché appena ho pigiato erano già a terra, però cavolo ragazzi, tanta roba, veramente tanta roba. Che poi ragazzi, sono andato a vedere ora e c'ha tipo 8 vittorie sto ragazzo e nessuna sconfitta, ma soprattutto tutte le vittorie avvenute entro il secondo round. Questa è una macchina da guerra veramente, e visto che non si è fatto nulla e che ha combattuto solo 10 giorni fa, ci sta che lo rivediamo tra brevissimo, e spero proprio di sì, perché questo è veramente un fighter emozionante. Oliveira contro Sobotta è stato un match veramente veramente palloso, e sfido chiunque a dire ancora i match di striking sono più divertenti, quelli di grappling sono pallosi. Niente da dire, alla fine entrambi hanno portato sempre gli stessi colpi, nessuno voleva cambiare troppo il livello, c'è stato diciamo un equilibrio per tutto il match, un equilibrio che però ha sfruttato Cowboy portando più colpi a segno, quindi ci stava la vittoria di Cowboy e niente, aspettiamo di vedere un altro match. Tutta un'altra storia invece tra Craig e Antigulov, che partono subito a bomba e entrambi hanno cercato subito di dominare l'altro. E Craig è stato molto bravo a usare il jiu-jitsu, Antigulov ha cercato di difendersi e non gli ha reso vita facile, infatti abbiamo visto un Craig sanguinante uscire dall'ottagono, ma comunque sia è stato lui a avere la meglio perché ha avuto la tenacia di mantenere la posizione e poi di riuscire a chiudere definitivamente il triangolo di gambe. Quindi complimenti a Craig e adesso non vedo l'ora di vedere il prossimo incontro. Esparza contro Rodriguez, un altro ottimo match che io però vedevo a favore della Rodriguez, perché secondo me il primo e il secondo round se l'era giudicati lei, visto che si è difesa molto bene dai takedown, si è difesa molto bene a terra e soprattutto è riuscita a rimanere offensiva anche di striking con le spalle a terra, cosa abbastanza inusuale. Quindi secondo me meritava la vittoria lei, però non è così scandaloso il verdetto. Super prestazione quella di Verdum, che ritorna a vincere contro Gustafsson con un armbar da manuale, veramente tanta roba. A mio avviso sono più i meriti di Verdum che i demeriti di Gustafsson, perché è stato un Verdum impeccabile. E questo era il suo ultimo match in contratto in UFC, non so se rinnoverà con l'UFC, non so se continuerà a combattere, ma detto sincero spero proprio di sì, perché secondo me ha ancora tanto da dare a questo sport, nonostante l'età avanzata. Ma vaffanculo, vai! Dai ragazzi, doveva vincere Nogueira. Cioè, il primo e il secondo round per me erano suoi, poi il terzo sicuramente era di Shogun Rua, però ragazzi, una chiusura di carriera così lascia veramente, veramente l'amaro in bocca. Anche perché non c'era pubblico e poi finisce con una sconfitta per split decision. Veramente mi dispiace molto per Nogueira, perché poteva togliersi l'ultima soddisfazione, invece è andata male. E però questo non toglie il suo grande impatto che ha avuto in questo sport insieme a suo fratello, quindi bella per Nogueira, buon pensionamento, e adesso andiamo al main event molto equilibrato, quello fra Whittaker e Darren Till, dove abbiamo visto un Darren Till un po' meno aggressivo del solito e un Whittaker un po' più aggressivo del solito. E dobbiamo dire che entrambi hanno portato un ottimo livello di fighting. Abbiamo visto un Darren Till molto bravo a difendersi dai tentativi di takedown e un Whittaker molto bravo a rendersi offensivo in uscita dai suoi tentativi di takedown. Perché secondo me uno dei segreti di Whittaker questa sera è che riusciva a mettere colpi molto potenti che riuscivano ad arrivare nell'esatto momento in cui Darren Till si liberava della pressione. Oltre a questo c'è stata una fase di lotta a terra stradominata da Whittaker, che ha messo a segno un sacco di gomitate, e lì se l'è vista molto brutta Darren Till, anche se ha un'ottima resistenza il ragazzo. E tutto sommato dai, alla fin dei conti diciamo che è una vittoria meritata di Whittaker, perché comunque non ha dominato ma è riuscito magari a essere più pungente. Per quanto riguarda il futuro di entrambi, credo che in questo momento Dana White gli stia frizzando il culo perché voleva vedere Darren Till vincitore, ma così non è andata.
e quindi per Darren Till ci potrebbe essere una sfida mediatica abbastanza importante che lo tiene a galla su quelle posizioni, e secondo me la sfida perfetta sarebbe quella contro Marvin Vettori. Per quanto riguarda invece Whittaker, con questa vittoria si riconferma sulla vetta dei contendenti al titolo dei pesi medi e in teoria potrebbe anche reclamare una sfida con Adesanya, anche se secondo me l'UFC è dura a concedergliela, perché comunque i piani per Adesanya sono quelli di un'estrema salita e un ritorno sui suoi passi potrebbe essere un errore mediatico da non dover commettere. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto perché sono stanchissimo. Mi raccomando, guardatevi anche gli FM Special che è uscito 2 giorni fa su Giacobbe Fragomeni, che è uno dei video più belli che abbiamo fatto insieme a Savage Prod. E prima di concludere vorrei ringraziare Klaus, Damiano, Davide e Roberto che con le loro donazioni mi hanno permesso di lavorare a un video che aspettate da molto. Se anche voi volete donare, vi lascio il link in descrizione. Questo è Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano.